Era l'inizio del 1912. Un gigantesco pezzo di ghiaccio si è staccato da un ghiacciaio nel sud-ovest della Groenlandia. Il ghiaccio era costituito da neve caduta migliaia di anni prima, forse ai tempi in cui i mammut vagavano ancora per la terra. L'iceberg così ha iniziato il suo viaggio. Era davvero enorme, più di 520 metri di lunghezza e pesava oltre 75 milioni di tonnellate. Era anche abbastanza fugace, aveva evitato navi e le acque più trafficate. E poi, per qualche motivo, si è diretto più a sud. Il nostro iceberg è stato fortunato. Di solito gli iceberg si sciolgono molto prima di arrivare ad una latitudine così bassa. Su un massimo di 30.000 iceberg che si allontanano dai ghiacciai della Groenlandia, solo l'1% riesce a raggiungere l'Atlantico. E anche dopo che è rimasto per mesi in acqua a sciogliersi, questo enorme blocco di ghiaccio era ancora quasi due volte più pesante del Golden Gate Bridge. La parte superiore che fuoriusciva dall'acqua era alta come 10 piani. Diversi giorni prima che il nostro iceberg raggiungesse l'Oceano Atlantico, una magnifica nave lasciò il porto. Era una nave di lusso che trasportava più di 3.000 passeggeri e membri dell'equipaggio. A quel tempo era la nave più grande mai costruita. Era il Titanic. La collisione avvenne il 14 aprile, quando la nave si trovava nel Nord Atlantico, a 600 km di distanza da Terra Nova. Incapace di deviare la sua rotta, alla nave si danneggiarono almeno 5 compartimenti dello scafo e cominciarono a riempirsi d'acqua a una velocità allarmante. Nella parte superiore, gli scompartimenti del Titanic non erano sigillati. Ecco perché l'acqua ha iniziato a inondare ognuno di esso. La parte anteriore della nave iniziò ad affondare, causando il sollevamento verticale della parte posteriore. E poi ci fu un boato assordante e il transatlantico si spezzò a metà. Il resto è storia. Ma cosa è successo all'iceberg? Il 15 aprile, il transatlantico tedesco SS Prince Adalbert si stava facendo strada verso l'Atlantico del Nord. Stava viaggiando a pochi chilometri dal luogo in cui il Titanic era affondato diverse ore prima. Il capo steward della nave tedesca, che non aveva ancora saputo del disastro, vide un iceberg. Ciò che ha attirato la sua attenzione era una grande striscia di vernice rossa che scorreva lungo la sua base. Sorpreso, l'uomo ha scattato una foto. Pensava che la vernice significasse che una nave avesse da poco colpito l'iceberg. La persona che vide subito dopo l'iceberg e che ha scattato un'altra foto era il capitano di una nave che stava posando dei cavi per le telecomunicazioni nelle acque profonde. La nave fu inviata nell'area in cui il Titanic era affondato. In seguito, il capitano affermò che quell'iceberg era l'unico che aveva visto in quella zona. Inoltre, la vernice rossa era ormai un suo tratto distintivo. Nel 2015 una di queste foto dell'iceberg è stata venduta all'asta per oltre 32.000 euro. Eppure, gli esperti non sono sicuri che l'immagine sia veramente del famigerato blocco di ghiaccio. Poteva essere un qualsiasi iceberg che stava galleggiando nelle vicinanze. La maestosa e inaffondabile nave era scomparsa, affondata nel fondo dell'Atlantico settentrionale dove rimane tutt'oggi. Ma l'iceberg continuò il suo cammino, lasciando perplessi alcuni testimoni e sciogliendosi lentamente nell'acqua circostante. È svanito del tutto entro la fine di quello stesso anno.